ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è da un po' che non ci vediamo, ce la siamo presi comoda, diciamo, ma non vi abbiamo lasciato soli, nel senso che abbiamo comunque catturato tanti momenti delle nostre giornate e ve li stiamo portando in questa sorta di mega vlog estivo. Vi raccomando, state fino alla fine perché parlerò di 5 o 6 argomenti diversi e la maggior parte di questi non sono su quello di cui parliamo di solito in questo canale, quindi magari avrete la possibilità di conoscervi un po' meglio in altri aspetti, altre vicende. Prima di incominciare però vi chiedo per favore mettete like, iscrivetevi al canale e se vi va lasciate un commento, ditemi semplicemente vi è piaciuto, no, questo video, date i punti, insomma, quello che volete. Ovviamente potremmo parlare un po' di Queenie, degli aggiornamenti che ci sono stati. E ormai è con noi da qualche mese, in realtà non mi metto qua a contare da quanti mesi comunque, e stiamo imparando a conoscerla giorno dopo giorno. E allora, innanzitutto cosa che non possiamo non dire è che abbiamo scoperto circa una settimana fa che la cavalla purtroppo ha un'ulcera gastrica, che non è assolutamente niente di grave, anche anzi è una cosa abbastanza comune che stiamo trattando chiaramente e che crediamo le stia anche passando perché sembra stare molto meglio. E è appena tornata anche lei dalle vacanze perché si è fatta la sua settimana di relax, libera in campo a mangiare erba, insomma, come un cavallo proprio. Che scema! Ehi! Abbiamo ripreso a lavorare e probabilmente per l'ulcera appunto o non sappiamo che altro, magari anche per un calore che ha e non vediamo o mille altri fattori, l'abbiamo trovata un po' nevrotica, diciamo così, cosa che le appartiene sempre e comunque le è sempre appartenuta, però in questi giorni era molto accentuata la cosa. E per questo stiamo dando un po' la colpa sicuramente a quest'ulcera o a questo calore che probabilmente ha e non riusciamo a vedere, ma sicuramente dobbiamo anche lavorare su noi stessi, cosa che stiamo facendo con ottimi risultati, devo dire. Quindi ancora non la conoscete molto bene, infatti volevo parlarvene un pochino. Innanzitutto è una cavalla molto calda, con tantissimo carattere, e, però nonostante ciò è una cavalla rispettosa, bravissima, ti ascolta tanto, ha una bocca dolcissima, e dei movimenti super morbidi, comodi e quant'altro, però ha un difetto, se vogliamo chiamarlo così, cioè che si stanca molto facilmente mentalmente. Infatti quando ci sono lezioni che durano tanto, con tanti passaggi su esercizi uguali o simili, lei si rompe le palle e dice basta e smette di essere collaborativa, nel senso che ti trascina, insomma, fa un po' la pazza, ok? Infatti stiamo lavorando appunto su questo, su ridurre un po'
pochino il tempo delle lezioni, su ridurre i passaggi, fare con più calma, più tranquillità, come ad esempio abbiamo fatto ieri, e la cavalla diventa fantastica, diventa meravigliosa. Continua! Volevo parlarvi anche di altre cose, visto che comunque il tema principale del canale è sempre quello, però ci sembrava carino spaziare un po', visto che è estate, abbiamo fatto tante cose, perché no, parlarvi anche di tutto il resto. Allora, per agosto invece siamo stati invitati da nostri amici del maneggio a fare una gita, una sorta di gita in gommone. Siamo partiti da Castellammare per andare a San Vito, ma nel mezzo ci hanno fatto compagnia dei delfini, infatti siamo stati felicissimi perché non ce l'aspettavamo, erano tantissimi con i cuccioli, troppo carini, troppo, tipo volevi buttarti in acqua perché erano troppo carini. E poi da San Vito siamo andati a Favignana, non Favara, ok? Perché mi sono fissata che si chiama Favara comunque. E, un mare meraviglioso, sembrava stare in piscina più che in mare, ed è stata una bellissima giornata e ci siamo divertiti tanto. Parlo anche di queste cose al di fuori dei cavalli perché ho pensato che magari potrebbe farvi anche piacere conoscermi un po' di più anche al di fuori di questo mondo, quindi da oggi mi piacerebbe parlarvi anche di quello che mi succede, delle mie passioni. E a proposito di passioni, ma come immagino si possa capire, ho questa passione per gli animali da sempre. E infatti non si ferma a volere 1000 cavalli, ma prosegue a volere 1 milione di animali diversi. Infatti, per chi ci conosce, ma neanche tutti li avete visti, probabilmente abbiamo... Quanti animali abbiamo? Allora, abbiamo 3 cani, un gatto, un cavallo, 2 pony e poi... nuovi arrivati, non tantissimo nuovi, ma che probabilmente non avete ancora visto, sono 2 gerbilli e invece nuovissimi 2 petardi per lo zucchero. I gerbilli si chiamano Batman e Robin. Tutto è partito perché Batman, che è ovviamente quello nero, sembra avere la mascherina e quindi era inevitabile chiamarli così. Perché sono identiche, è impossibile da distinguere, quindi cioè crosta, crosta 1 e crosta 2. Allora, crosta e crosta sono con noi da neanche una settimana, qualche giorno, e per chi non li conoscesse, i petauri sono dei marsupiali, quindi mammiferi, che assomigliano a degli scoiattolini con appunto la saccoccia tipo canguro, e hanno una particolarità unica, cioè hanno come delle alucce, tipo della pelle pelosa ovviamente,
che si lega dalla mano praticamente alla zappina. Magari vi mettiamo una foto così è più chiaro. Una membrana, la pelle è una membrana. Ok, vabbè. Come la tua? No, non sono zoologa. Comunque sono esserini troppo carini, notturni purtroppo, perché odiano terribilmente la luce, infatti appena accende la luce si rintanano nella saccoccia che hanno nella gabbietta. Però noi li liberiamo la sera, li chiudiamo il povero gatto, perché sennò finiscono i tauri, e loro gironzolano per la camera, si lanciano, si arrampicano, sono troppo belli, veramente troppo carini. Stiamo imparando a farci conoscere perché sono un po' timide, diciamo. Volevo farvi vedere questo che ci è arrivato pochi giorni fa, è da un braccialetto che ho commissionato, in realtà sono due ma io ne ho uno in questo momento, che ho commissionato a Elena del Crine Rubato, e appunto potete immaginare di che cosa si tratta, cioè un braccialetto fatto con i crini di Hobbs. Le ho spedito mesi fa e hanno una lista d'attesa infinita, perché per fortuna ha tantissime commissioni e questa è una di quelle che mi avvicino per farlo vedere. Sì. Vabbè, metterò una foto così si vedrà meglio sicuramente. Vabbè, comunque è bellissimo, molto molto. Inoltre volevo darvi anche una notizia, diciamo così, cioè che trovate sulla mia sellerie online, per chi non lo sa vi metto il link in descrizione, troverete una promozione che vale fino al 15 settembre, che riguarda uno sconto del 30% sugli articoli autunnali e invernali della nuova collezione. Ci sono magliette meravigliose, infatti me la sono tenuta una di quelle perché è impossibile, e tra queste cose troverete anche appunto le maglie Equestar, che sono come quella che ho addosso appunto, a manica lunga ovviamente, e le troverete anche queste al 30% di sconto insieme a tutto il resto dell'abbigliamento invernale. Io ci farei un giro perché i prezzi sono alla fine. Concludiamo con una ciliegina, cioè con i nostri due buoni, le nostre due buonette, e già forse abbiamo anche due buoni, due buonette, Zaira e Giulia. Giusto, sì, ogni tanto, vabbè, comunque. E, allora, una di loro già lavora appunto nella scuola Pony Games, e, insomma. Vabbè, ok, allora, è bravissima, è troppo dolce, però ogni tanto c'ha i suoi cavoli per la testa. E l'altra, Giulia, che non lavora ancora, anche se è bravissima e secondo me ha molto potenziale. E da qualche settimana abbiamo ricominciato a lavorare alla corda con ottimi progressi, devo dire. Infatti sono sempre più tranquille, sempre più disponibili. E presto speriamo di poterle mettere all'opera, cioè già una è all'opera, di poterle mettere anche l'altra all'opera. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Anche se diverso dal solito, con magari argomenti diversi.
spero vi abbia tenuto un po' compagnia e che non vi abbia annoiato. E ci vediamo al prossimo video.